Eccomi. Buongiorno. Ecco. Intanto vi ringrazio e mi scuso per il ritardo, ma purtroppo oggi avrei anche questi, a dire la verità. Magari dopo li dirò, ma adesso ci interessa presentare un ospite al quale poi io voglio passare la parola, ma lo inviterei già qui, che è il presidente Ivo Feriani, prego, che è presidente della Federazione del Bob Mondiale e dello Scheletro, quindi lo ringrazio veramente per essere qui. Oltre a essere ovviamente membro CIO, essere membro dell'esecutivo del CIO, presidente delle 7 federazioni olimpiche invernali e aver fatto le Olimpiadi a Cagliari nell'88, aver allenato per le Olimpiadi l'Italia, la Francia, il Canada, insomma un sacco di robe, essere stato nel comitato organizzatore di Torino e quindi delle Olimpiadi invernali di Torino e molto altro ancora. Cioè, Ivo Feriani è l'eminenza grigia di tutta questa partita degli sport su ghiaccio e ovviamente il Bob è la sua. Ve lo dico perché io l'ho visto all'opera in Giappone, quando abbiamo fatto l'assemblea CIO, l'ho rincontrato a Losanna, e insomma, devo dire, che persona che ci rappresenta e che è ritenuta l'autorità mondiale rispetto, provare sia che è il presidente della Federazione Mondiale del Bob e dello Scheletro. Oggi parliamo di Bob di Cortina. Intanto iniziamo con una notizia. Questa notte è passato un emendamento del quale voi non avevate notizia e quindi ringrazio veramente coloro che l'hanno seguito, il nostro gruppo politico, ma è un ringraziamento particolare anche al ministro Franco che ha dato il parere favorevole, perché con il passaggio di questo emendamento di fatto l'opera del Bob, che è stimata con costi di circa 61 milioni di euro, è tutta finanziata. Quindi il carico sulla regione sarà, se va male, di 5 milioni di euro nel piano finanziario, ma verosimilmente insomma, dovrebbe essere chiusa così. Allora, noi innanzitutto lo diciamo, lo dico a beneficio di tutti, così evitiamo dopo con le domande, con le premesse e andiamo al dunque. Siamo partiti con un'idea di candidare Cortina, e lo dico qui a fianco al presidente Feriani, che è anche membro CIO, per cui mi correggerà se è sbagliato, in un contesto non facile, perché c'è stata una candidatura per le Olimpiadi invernali che era quella di Milano, punto. Dopodiché, in quell'anno, si aggiunge governo Conte 1, si aggiunge il Piemonte che dice vogliamo esserci anche noi, e lì nasce questo binomio Torino-Milano, la MITO, perché lavoravano su questo modello di Olimpiadi. E io non nego che quando ho visto Torino richiedere parte delle Olimpiadi invernali, rispetto a una situazione di assoluta tranquillità, c'era solo Milano tranquillo con il suo dossier che andava avanti, ho detto questi litigano, prima o poi litigano. E ho presentato la candidatura di Cortina. Alla fine di tutte diciamo, i rituali, le riunioni fatte, e a forza di tirare la corda ai torinesi si è spezzata in mano, ai piemontesi, e a quel punto da Mito siamo passati a Mico, Milano-Cortina. E vincente sicuramente l'idea di fare questa prima Olimpiade della storia su due località, ma soprattutto entusiasmante andare a Losanna, lo ricorderà il brivido il presidente Feriani, e pensare che i nostri avversari avevano e tentavano per l'ottava volta di farsi attribuire le Olimpiadi invernali, e invece lo speaker Bach, Thomas Bach, disse Milano Cortina, che significava per noi portare a casa dopo 70 anni, perché nel 2026 saranno 70 anni dal 56, la seconda edizione delle Olimpiadi invernali. Adesso tutti passano a Cortina, tutti vedono il trampolino. Boh, se dico il trampolino, dico anche che tutti devi sapere, tutti sono preoccupati del Bob, ma nessuno si preoccupa di quanto ci costerà quel trampolino per riammodernarlo, perché lì c'è anche lì una spesa. Casomai se volete fare un'altra inchiesta, fatela sul trampolino dopo, no? Allora, detto questo, voglio dire perché vi ho raccontato questa piccola breve storia. Perché voglio dire che le Olimpiadi nascono da qui,
sono una grande opportunità, ma sono anche la volontà di ricordare che a Losanna non è che ci hanno premiato per dire boh, intanto siete voi, poi dateci un dossier. Noi siamo andati con un dossier. E quindi se ci sono tutte queste persone intelligenti che vogliono fare discussioni, mi chiedo sempre perché non le hanno fatte prima, visto e considerato che il dossier aveva come base fondante il Bob. Perché il Bob? Perché il Bob era la condizione secondo la quale noi avevamo il valore aggiunto, perché il Bob più vecchio del mondo, perché è del 1928, perché comunque in quella pista di Bob si sono celebrate le vittorie conosciute a livello mondiale, perché quel Bob è un Bob storico, la pista Eugenio Monti, perché comunque la storia di Cortina è legata a quel Bob. Cioè vorrei ricordare che la storia di Cortina è legata a quel Bob dimenticato, che oggi è una discarica, o meglio un cadavere eccellente. Noi avevamo più possibilità, Presidente Ferriani, le abbiamo fatte analizzare, c'è qui l'ingegnere Pellegrini, poi è anche a disposizione. Le possibilità erano quelle di spostarlo, e poi il Presidente dirà, conosce tutta la vicenda, ma costi-benefici ci dicevano 20 milioni andare a Innsbruck, poi ci restava nostro da bonificare per rinaturalizzare tutta l'area, quindi 10-15 milioni ci volevano, 30, 20 più 10, 15 fa 30-35, arrivare a 61, diceva vabbè, per 15 milioni, 20 milioni rischiamo di perdere tutta la partita. Perché ricordo che comunque il Bob, se non si faceva qui, bisognava comunque riqualificare quell'area con quel cadavere eccellente. Seconda opzione, riqualificare quello, cioè entrare e mettere a posto quello, poi dirà Ferriani quali sono le idee dei tecnici su questo. Terza opzione, che è quella scelta, smantellare tutto, ridurre l'impatto della pista rispetto all'attuale pista, ridurla anche da un punto di vista proprio di sviluppo della pista, rinaturalizzare tutto quello che si può rinaturalizzare, bonificare e farne una pista nuova. Tutto qua. Non siamo un popolo di feticisti. Perché la volontà spesso di alcuni giornalisti è come quella di dire o sono ladri o sono feticisti. Se fanno il Bob o sono ladri o sono feticisti. No, cerchiamo semplicemente di dire ai cittadini che la partita delle Olimpiadi è una partita che inizia dal Bob ma non finisce dal Bob. Inizia dal Bob, prevede tutta una serie di investimenti. Potrei anche dirvi che se si è approvata la bretella dell'aeroporto di Venezia, che è qui, lo si è fatto, andate a vedere gli atti, perché ci saranno le Olimpiadi del 2026. Quindi il valore delle Olimpiadi, noi l'abbiamo fatto misurare, cosa porteranno queste Olimpiadi in Veneto, che non sono quella della discussione su una pista. Però abbiamo pensato oggi perché di invitare il Presidente Ferriani. Perché in maniera asettica noi siamo minimamente messi d'accordo. Io ho detto, guarda, vieni qua, io ti presento, di quello che pensi di tutta questa partita e... affrontandomi, permetto io di dire, Presidente Ferriani, trasferimento del Bob a Torino, visto che ha organizzato le Olimpiadi di Torino, come è andato a Torino, qual è il problema del Bob di Torino, portarlo a Innsbruck cosa significa. Presidente Ferriani ha rapporti internazionali e vive di fatto a Losanna e in giro per il mondo. Quindi grazie anche di aver trovato lo spazio di essere qua. Io non aggiungo altro. Quindi per il bilancio della Regione, per noi da oggi... e ci concentreremo su altri spazi. Tanto per dire, il trampolino ci costerà 15-20 milioni di euro. Vedo che sono da tutti che c'erano il trampolino, ma nessuno si è chiesto quanto costerà dopo, perché lì dovremo fare una medal plaza, cioè la piazza delle premiazioni, verrà fatto un anfiteatro e a Cortina resterà un trampolino restaurato, non per farci i salti ovviamente, resterà un posto iconico per fare rappresentazioni teatrali, cinema all'aperto, manifestazioni, tutto quello. Ma lì ancora una volta la Regione con le Olimpiadi si presenta, e ancora il villaggio olimpico e ancora molte altre attività che andremo a realizzare. Prego, grazie. Grazie Presidente. Ho accettato con molto piacere questo invito, perché l'importante nella vita è metterci la faccia, no? Perché poi essere criticati è normale, ma poi bisogna saper rispondere. È giusto che ci siano persone che facciano delle domande e che si risponda. Confermo il fatto che il Presidente Zai è stato capo... Posso? Grazie. Si respira anche meglio, sennò la saturazione va a zero, non vorrei cadere qua. Detto questo, confermo il fatto che
la Regione Veneto e il Presidente Zaia è stato capacissimo ad inserirsi in un piccolo spazio che la discussione a quel tempo tra Milano e Cortina lasciò per poter inserirsi. È stato capacissimo, il risultato è che oggi Cortina, dopo 70 anni, torna iconicamente a prendere questo spazio. Il CIO chiaramente ha dovuto valutare il progetto, i progetti che questa nuova concezione portava avanti. Probabilmente sarete al corrente che il presidente Thomas Bach ha introdotto nell'inizio della sua candidatura e poi dopo nell'essere presidente l'agenda 2020, che oggi è 2020 più 5, perché il 20 è arrivato, io sono uno di quelli che già adesso, 2020 più 5. Questa agenda 2020 dove porta avanti la sostenibilità, la legacy, quindi quello che rimane dopo, oltre che tutta una serie di altre situazioni importanti a livello culturale, sociale, sportivo chiaramente, perché il CIO rimane sempre un ente sportivo. Ora, nell'analisi di questo progetto l'importante era tornare a dei giochi frugali. Frugali non vuol dire che devono essere economici al ribasso, no, essenziali, forse la parola esatta. Perché dopo essere stati a Sochi nel 2014, in Corea Pyeongchang nel 2018 e oggi, tra un mese circa, in Cina, a Pechino, dobbiamo tornare in Europa, e questo è fondamentale, ma soprattutto tornare a una dimensione naturale, più essenziale, anzi essenziale. Quindi il progetto è stato valutato, il CIO chiaramente ha subito espresso dei dubbi e delle domande sul fatto che Cortina volesse fare questa pista. Ora, la pista esisteva, esiste ancora. Il Presidente ha detto giustamente, è uno scheletro. Allora, nel momento in cui abbiamo fatto questa valutazione, cosa facciamo a Cortina? Facciamo la stessa pista, nello stesso luogo, chiaramente senza andare a invadere altre zone, il minimo impatto ambientale, perché il giorno dopo le Olimpiadi questa pista deve essere riconoscibile e deve essere integrata in un ambiente che deve essere il più naturale possibile. Qui non facciamo monumenti, anzi, noi del CIO e io come Presidente di Federazione vigileremo perché il progetto sia a bassissimo impatto ambientale, sia a minima emissione di CO2 e completamente accessibile. Apro un discorso importante. Abbiamo, e io sono stato a quel tempo il matto, ma oggi mi valgo anche dell'essere un po' matto ogni tanto, ho introdotto il parabob, il bob paralimpico, ragazzi che hanno avuto un problema nella vita, perché sapete la differenza tra un atleta olimpico e uno paralimpico è quel secondo che ti cambia la vita. Oggi siamo 1,80 m, domani siamo 60 cm meno, solo perché in un incrocio abbiamo avuto un incidente. Quindi non sono loro, siamo noi che potenzialmente potremo oggi in giorno avere questo problema. E molti ragazzi che andavano in moto o altro, provando la mia disciplina, dove parto tutti quanti seduti, tutti uguali, donne e uomini insieme, le donne vincono contro gli uomini perché deve essere bravi, non bisogna essere forti, dicono, sento di nuovo l'adrenalina. Quindi anche il bob paralimpico a Cortina sarà un must. Io come federazione voglio che là si crei un centro d'eccellenza, dove creiamo tutti gli atleti olimpici migliori, ma anche i paralimpici, dove li formiamo anche per una seconda carriera. Sport, educazione e cultura, quindi è importante. Cortina non sarà solamente un pezzo di cemento e useremo lo stesso tracciato che c'era prima, possibilmente integrando ancora meglio, chiaramente modernizzandolo, e oggi posso dire chiaramente che avremo dei pilastri o dei pillar o del milestone da mantenere. La curva Sento, dove oggi c'è la curva Sento, il labirinto, dove ci sono le tre curve del labirinto, Belvedere Bandion, che è una S iconica, Antelao Cristallo, che quindi chiamano anche quelle che sono le montagne che guardano sulla pista, e sarà fatto così. E quindi questo servirà per creare le condizioni perché tutto sia fatto in modo sostenibile, parola che a volte viene abusata ma in questo caso è fondamentale, e con una legacy chiara, perché la legacy è la cosa più importante. Il giorno dopo, un minuto dopo i giochi, e io lo so perché organizzare i giochi vuol dire non tanto fare i giochi, si fanno sempre i giochi, e cosa ne facciamo dopo di questi impianti? E la legacy non è fatta di palazzi o di palazzetti, di persone che devono essere formate domani per mandare avanti queste cose. Ma mandarle avanti vuol dire cercare eventi e tutto, perché gli eventi che domani arriveranno porteranno lustro e turismo alla città. Perché se Cortina è cresciuta negli anni, perché nel 1956 ha avuto un must, quante città hanno piste da bob, città di montagna, paesi di montagna? Tante, scusate, piste da sci, scusate, un lapsus freudiano, tante, ma quante hanno una pista da bob? Poche, St. Moritz, Cortina e poche altre nel mondo, però sono iconiche.
Kitzbühel ha nello sci la sua identificazione, Cortina avrà anche nel bob la sua identificazione, ma sport e turismo, quindi invece che fare solamente un mese a gennaio, febbraio, partiremo ai primi di novembre con gli atleti che verranno, che faranno girare anche un po' l'economia del posto. Bisogna creare un sistema integrato, non è che noi sportivi vogliamo essere dei privilegiati, no, vogliamo essere parte di questa situazione, quindi lavoreremo per questo, avremo bisogno di creare persone che gestiscano l'impianto, un minuto dopo, ma oggi, già oggi, e io sarò uno di questi, controlleremo che tutto sia fatto con costi bassi, con massima efficienza e con un futuro già definito. Questa è la cosa più importante. Quindi grazie Presidente Zaia perché abbiamo condiviso questo progetto. Inizialmente le critiche erano tante e il CEO stesso e anch'io ho detto, signori, valutiamo bene questo progetto. Però il Presidente Zaia ci ha convinti della validità per la tradizione, per l'impatto che avrà sul territorio e per il modo in cui lo gestiremo nel futuro. Io qui con me ho anche il Presidente della mia Commissione Piste, che Giacomo D'Ariz, che mi dà una mano anche a ottimizzare le cose. Poi io ho organizzato Torino 2006, posso fare una lista di errori che non dobbiamo commettere nella preparazione e nel dopo. Io dopo l'ho gestito e finché c'ero io, guarda caso, tutto ha funzionato. Ma questo vuol dire che di nuovo la Lega si è fatta di persone, quindi dobbiamo creare un gruppo di gestione che faccia questo, cercando di far capire che le ricadute della pista non sono solamente quanta gente viene sulla pista, è il territorio che ne guadagna. Il brand, quanto spenderemo di pubblicità per far crescere un brand di un paese rispetto ad altri? Questo crea delle cose importanti. Per finire, la legacy è in mano alle federazioni internazionali, perché il CIO fa i giochi, poi si sposta nei prossimi giochi, giustamente, questo è il trend. Noi federazioni internazionali abbiamo il dovere di assicurare la legacy, che è fatta di competizioni a livello internazionale, che attraggono chiaramente tutta una serie di situazioni, a tutti i livelli, Coppa del Mondo, Coppa Europa, noi abbiamo anche la Coppa Intercontinentale, Bob, Parabob e Skeleton, e i mondiali. Oggi noi siamo pronti a dare sulla fiducia alla presentazione di una candidatura, già la Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo nel 27, e i mondiali del 28 sono liberi, quindi vi stimolo a venirci dietro, e poi su questo, perché tutti nel nostro mondo vogliono tornare a Cortina. E questo è importante capire. Quindi Cortina è nel cuore della gente. Avremo dei problemi, molti, li affronteremo insieme. Avremo delle critiche, molte, risponderemo con dovere a tutte. Ma l'importante è creare un nuovo trend. Questo è un nuovo momento dove faremo vedere che si può fare molto con poco. E credo che sia questo il messaggio più importante. Presidente, io sono pronto a essere preso anche a pietrate se qualcuno vuole, ma sono qua per rispondere. Vorrei dire una roba, che noi abbiamo già le lettere pronte, una per chiedere, e chiediamo l'aiuto al Presidente Feriani, che la disciplina paralimpica venga inserita nelle prossime Olimpiadi. Quindi saremo i primi a celebrare, diciamo, con il nuovo bob paralimpico, unico a livello mondiale, anche una richiesta affinché le Paralimpiadi, voi sapete che io mi sono battuto per avere la serata di apertura delle Paralimpiadi in Veneto. Avete visto il medagliere come è andato quest'anno, abbiamo fatto una strage, e quindi che la disciplina sia già disciplina olimpica per le Olimpiadi 2026. Dopodiché, abbiamo già qua pronta la lettera, Presidente, mondiali e altri grandi eventi, ovvio noi ci candidiamo a tutto, perché abbiamo una struttura nuova e per cui crediamo che debba essere utilizzata, debba essere, diciamo, collaudata un po' da tutti. C'è da dire, non spettava il Presidente Feriani a dire, ma questo è un bob poi che si può, diciamo, far utilizzare anche a coloro che non sono sportivi, che vogliono provare l'ebbrezza, perché avrà con il tutor la possibilità che i cittadini ci vanno, perché questo è un altro elemento di promozione, e ci portano, che so, i ragazzi, piuttosto che qualcuno vuole farsi la discesa, direttamente una persona che accompagna, quindi non sarà esclusiva del mondo sportivo professionista, ma sarà per tutti. Questa è un'altra cosa che abbiamo voluto. Prego, per il Presidente Feriani, prego. Prego. Dopo vi do il bollettino del Covid, ma è una roba veloce. Milioni come, grazie, come sono ripartiti i 61 milioni del piano economico finanziario, nel senso l'emendamento approvato nella notte che parte copre e le cifre, quanto, 20 milioni? 20 milioni. E il resto? 10 milioni nel 2022, 10 milioni nel 2023.
Il resto sono 24 milioni e 7. 24 e mezzo e 17 e mezzo. Assessore, può riassumere, non ho capito. Ce la date, ok. Sostanzialmente sono tutte risorse nazionali, tranne ovviamente provincia di Bolzano e provincia di Verona. Okay. E Regione Veneto che mette 5 milioni. Poi la seconda domanda invece si riferisce alle polemiche, al di là di quelle più diciamo generali sui costi, sull'impatto e sulla legacy, ce n'è una molto locale legata al country club, quel circolo del tennis confinante, mi pare di capire, con la pista da bob, che lamenta di fatto un'invasione dei propri territori. Vorrei capire come vi siete posizionati su questo e se la derubricate a bega locale con l'amministrazione comunale o se ha un rilievo anche per la regione. A noi non risulta dall'attuale idea progettuale che venga minimamente toccato, anzi avrà forse anche più spazio. Però noi non andremo a realizzare il parco giochi, tutto quello che era previsto in passato, ma le attuali strutture non saranno oggetto di assoluta invasione da parte della pista. Cioè, ragazzi, l'abbiamo detto tra le righe, la pista è più corta oltretutto. Sì, possiamo anche dirvi da quanti metri. Però l'idea è quella di accorciarla e farla molto più speedy. No. Adesso faccio il mio lavoro. Non sarà più, che era già una pista veloce, per cui il fatto di accorciarla un pelino e per renderla fruibile anche allo skeleton e allo slittino, chiaramente quindi... Quindi abbiamo oggi tutto il gruppo altotesino che verrà da noi ad allenarsi, ma sarà una pista di carattere, sicura ma di carattere, dove, lo posso anticipare, la parte alta sarà molto tecnica, dove bisogna essere capace a guidare bene per i tempi, la parte finale sarà veloce ma scenografica, ma sarà una pista sicurissima, che questa è la cosa più importante. Non è che abbiamo il progetto, ma ha ovviamente le caratteristiche date a chi progetterà saranno queste. Sì, io in questo momento sto dando l'indicazione ai progettisti di queste, quelle che devono essere le condizioni tecniche, perché noi vogliamo una pista sicurissima. Il presidente Zaia ha detto una cosa importante, il taxi bob invernale ed estivo anche su ruote porta raggiungente, per cui io a Torino ho fatto scendere una persona che aveva più di 80 anni, gasatissimo alla fine, e questo è il discorso, portare maggiorenni, possibilmente 16 anni, facciamo scendere qualcuno, ma capito, è importante portare gente. Questo è un impianto che va utilizzato a 360 gradi. Per quello abbiamo bisogno di manager che portino gente per 1020. Scendevamo con gli skateboard, con i pattini. C'è gente che con la bici da corsa partiva, cioè bici da mountain bike partiva da sotto e arrivava sopra cronometrata. Bisogna essere creativi, ma non solo per la pista bob, per tutto. Tutto deve funzionare perché deve coprire i costi. Grazie, buongiorno. Ma avrei 3-4 domande per il presidente Ferriani, poi altre per la struttura Pellegrini Zaia. Gli atleti del bob in Italia sono pochi. Quanti piloti Formula 1 abbiamo in Italia? Non è una risposta. Ma scusi. È uno sport chiaramente, adesso difendo. È vero che sono 14-16 gli atleti di bob in Italia? Questa è la domanda. No, abbiamo giovani anche... Alcuni nazionali, altri no, però quello è uno sport chiaramente che richiede delle peculiarità, bisogna essere forti, bisogna essere esplosivi e saper guidare un bob. Allora se facciamo questo, allora la marcia dovrebbe essere lo sport più praticato al mondo, perché tutti camminiamo, mi permette di dire questo, è uno sport che ha le sue caratteristiche e noi le esaltiamo, lo skeleton con Valentina Margaglia stiamo facendo dei podi man mano, è uno sport che ha le sue vittorie. Ora, se è solamente una mera condizione di praticanti, molte federazioni dovrebbero chiudere oggi. Però ma secondo me è uno quanti sport... Quanti sono allora, per dare una risposta? Ma in Italia? Sì. Avremo Beh, con lo slittino abbiamo molti di più, perché lo slittino abbiamo... Ma diglielo, perché loro si guardano, bisogna scrivere che sono 15. Diglieli tutti così. Allora, no, dire... perché 15 sono sul sito ufficiale degli atleti della FISI, ma perché sono in nazionale. E poi ci sono i club. Adesso io, i club in Italia, permettetemi, sono presidente della Federazione Mondiale... Non li conosco tutti, ma quelli sono quelli nazionali. In nazionale abbiamo un numero ridotto, sono selezionati da quelli che sono i club. Lo slittino, con lo slittino naturale che è propedeutico allo slittino in pista, ha chiaramente in tutto l'Alto Adige centinaia e centinaia di atleti, ma è chiaro che sono alcuni sport che possono essere fatti da una massa grandissima. Lo slittino, tutte le famiglie in Austria scendono con lo slittino la domenica con la nonna che va su in cima a piedi, poi scendono.
questo non fa parte dell'agonismo. L'agonismo è chiaramente una selezione. Quindi non sappiamo quanti sono. Ma allora, la squadra nazionale sono 15, 18, 20, quelli che sono. Ma la squadra nazionale è una selezione di atleti di alto livello. Vabbè. E poi la base è fatta dai club. Nei club possono partecipare con altri atleti. Chiaro, un numero che chiaramente... Adesso vabbè, in Alto Adige non credo che la domenica scendano con il bob. No, non con il bob, ma con il vicino, che sarà utilizzato anche nella pista di Cortina. Senta, lei, seconda domanda, ha visto... Perché siccome poi sia noi che ci esprimiamo male quando leggiamo i tuoi articoli, ci siamo capiti che la pista non serve solo per il bob, per le Olimpiadi. Ci siamo capiti. E serve per cosa? Ed è la seconda domanda. Serve per cosa? No, non ci siamo capiti, io lo capisco le domande che fai. Qui ci sono tre discipline che vengono fatte sulla pista bob. Quindi voi continuate a parlare di 15 atleti, ma non parlate mai delle altre due discipline. Skeleton e slittino. Cioè, l'esempio che fa Feriani dell'Alto Adige e lo slittino lo fa per dire che lì è consuetudine, quindi tutti gli atleti vengono dall'Alto Adige. Lo dico per correttezza, dovete scrivere che la pista di bob di Cortina ha tre discipline olimpiche. Ecco, allora la seconda domanda. Il CIO ad aprile del 2020 si era espresso in modo molto negativo sul progetto di Cortina, dicendo avevamo proposto delle alternative, non sono state considerate, non mettiamo in discussione la sovranità della Regione Veneto che a questo punto vada avanti con la sua, sotto la sua responsabilità. Adesso prendiamo atto che non ci sarà una spesa economica perché interviene lo Stato. Ma la domanda ci spiega che cosa è successo a livello CIO in questa valutazione, che cosa è cambiato da aprile quando era stato messo uno stop ben preciso al progetto dicendo che non era congruo rispetto all'obiettivo olimpico? Si parlava di costi dei giochi, no? In questo caso la regione ha detto ci assumiamo noi l'onere di trovare i fondi perché noi crediamo che questo sia importante per noi e ha portato un progetto economico sostenibile che non vada a impattare nel costo globale dei giochi, questo è molto importante, l'abbiamo chiesto noi. Secondo, che fosse assolutamente un progetto nuovo con un concetto diverso, ho detto prima giochi frugali, giochi essenziali, quindi il progetto viene ridimensionato dopo che siamo stati, ripeto, in Russia, in Corea e in Cina, dove chiaramente gli impatti erano diversi, torniamo alla naturalità dello sport. Quando lo sport essenzialmente, io questo penso di poterlo dire senza smentita, è fatto di atleti che corrono o praticano il campo di gara con la televisione. Abbiamo visto anche senza spettatori, perché a Tokyo non c'erano. Noi dobbiamo creare questa essenza, dopodiché costruiamo intorno il necessario. Quindi questo progetto torna a una naturalità e essenzialità dell'impianto o di questo impianto che è per bob, scheletro e slittino. No, ma non ho capito il CIO che percorso ha fatto. Ha fatto una valutazione, un'analisi, a un certo punto ha detto benissimo, ci avete portato un progetto, l'abbiamo accettato perché c'è una decisione assolutamente del governo, della regione di fare questo, accettiamo, perché soprattutto avete proposto un progetto che nelle formule essenziali si riconduce a quelle che sono le richieste del CIO stesso. Quindi la decisione è stata presa dopo che la regione ha fatto l'opzione tra le tre possibili soluzioni che risale a un mese e mezzo fa, quando ha abbandonato l'ipotesi del Luna Park che era economicamente insostenibile. Va bene, le domande difficili e anche un po' caustiche sono importanti perché ci obbligano a fare una revisione e a trovare delle soluzioni e delle risposte corrette. Io la ringrazio per questa risposta perché noi siamo obbligati davanti alla popolazione, davanti a chiunque voglia criticare, di arrivare con dati oggettivi. Oggi il progetto che si sta verificando è un progetto essenziale, che è la cosa più importante. Quindi grazie anche per questa domanda, perché ci obbliga a essere attenti. Non posso rispondere perché mi piace, non è così. Sì, vabbè, le domande presuppongono poi una risposta che non sempre... Spero di aver risposto, ma è stato valutato il progetto e il progetto oggi è fatto con queste linee guida. Senta, l'ultima. Prego. Lei ha parlato di sostenibilità di un'opera e di leggerezza. L'esperienza di Torino è stata devastante. Perché? Io le faccio una domanda. È stata devastante nei risultati. Perché? Perché è costata 110 milioni di euro, perché dopo 6 anni era già chiusa, perché costava 1,5 milioni all'anno di euro mantenerla. Lei sa perché costava 1,5 milioni? Certo.
te lo dico io perché è oggettivo, perché le normative del tempo obbligavano ad avere una guardiania H24 in questa pista. C'era l'ammoniaca, per forza. Perché ora stiamo cercando un sistema che abbatta queste cose, ma sia a livello economico sia a livello ambientale. Quindi, bene, si impara dagli errori. Ne abbiamo fatti tanti. Io, come ho detto prima, non posso dire cosa ho fatto di bene e non lo voglio neanche dire perché non ho fatto niente di bene. Cosa ho fatto di male lo voglio prendere come esempio da riportare alle persone che stanno facendo la votazione per evitare di fare gli stessi errori. La sostenibilità parte dall'evitare di fare grossi errori. Io ne ho fatti, ma ne ho fatti perché non ero chi decideva. La chiusura l'ha decisa il sindaco d'allora, che ha deciso, che oggi chiede di riaprirla, quella di Torino. Ci sarà un motivo se la stessa persona ha fatto una scelta e poi torna sui suoi passi. In termini di sostenibilità, però, c'è già una previsione di perdita ogni anno nella gestione degli impianti di Cortina di 400.000 euro. Come questo si concilia con il proclama che lei ha fatto prima, che è nobilissimo? È giusto avere delle previsioni che vanno smentite poi dai fatti. A noi abbiamo bisogno di persone che gestiscano l'impianto a tutto tondo, come dei manager che creino le condizioni perché questo gap vada a diminuirsi quasi a zero, a break even. Perché non possiamo pensare di gestire questo come una palestra comunale. Non è questo. Noi dobbiamo far utilizzare questo impianto come dei manager, creando le condizioni perché vengano eventi, perché vengano gli sponsor, perché ci sia un'attività a supporto. Quindi se aspettiamo che qualcuno ci cada dentro, non ne usciremo vivi. Dobbiamo essere proattivi. Lo sport oggi è organizzazione, è managerialità, scusate il termine. E questo, abbiamo bisogno di persone che la facciano funzionare in modo corretto con l'obiettivo di ridurre il gap economico fino a zero, possibilmente fare più un euro, che sarebbe l'ideale. Però è chiaro che si parte con dati oggettivi, inutile che facciamo i fenomeni dicendo non ci saranno perdite. Da quello potrebbero creare condizioni perché queste perdite siano livellate a zero. Abbiamo delle piste in giro per il mondo, che se lei può andare a Innsbruck, chieda di avere un'ora di allenamento. Oggi non gliela danno e sono piene, ma sono piene, è piena la pista, ma sono pieni gli alberghi. Capisci? Quindi il concetto anche di ricadute sul territorio è fondamentale, perché non c'è solamente quanto mi costa di elettricità, ma quanto ci guadagna il benzinaio che viene a ottobre o novembre a vedere farsi il pieno piuttosto che il palettiere. Risposto, c'è ancora... No, era la struttura che volevo chiedere, che sta progettando. No, il problema è quello dei ritardi, perché il presidente Zaia ha detto noi abbiamo presentato un dossier molto chiaro. Io pensavo fosse contro il Bob, adesso te preoccupi di farlo velocemente. Ho detto, la domanda di prima è chiaro che sei contro il Bob, adesso giustamente... No, non sono contro il Bob, mi ricordo ancora, no, quasi Monti, ma vabbè, non importa. Non ti seguo, si vede. Nel dossier era prevista 40 mesi per realizzare l'opera dall'apertura dei cantieri. Adesso lo studio redatto da quel studio di ingegneria ha ridotto a 19 mesi. So che ha fatto una scelta per cui dice 19 per fare la pista e il resto lo facciamo in quell'anno di tempo che ancora abbiamo. Ma come si può dimezzare? E poi, cronoprogramma alla mano, ci troviamo davvero in un ritardo pauroso? Perché gli stessi ingegneri che hanno fatto questa analisi hanno detto bisogna partire immediatamente. Da quando hanno detto bisogna partire immediatamente siamo già in ritardo di altri 4 mesi, perché non mi risulta che ci sia lo studio di fattibilità pronto. Pensa se no Femo, cioè, farei l'apertura in prima pagina. E se lo facciamo? Anche. E ce l'ha fatta anche Renzi, è riuscito anche Renzi e Sala, sono riusciti a fare l'Expo. Ce lo auguriamo che venga fatto, ma la mia domanda è come ce la fate? Bene, faremo bene e faremo nei tempi, questo lo dico io, ma per esperienza ci metto la faccia, sono qui quel giorno, e poi non se la prenda con le... Se io proporrei di fare il giro di collaudo, lo facciamo fare a te. Con me? No, ma da solo, no. Sì, spero di non avere 80 anni quel giorno, perché se no mi impedisce di salire sul Bob. 2026? Non hai 80 anni, dai, cazzo, sei giovane. I giochi hanno una peculiarità, che quel giorno per loro si apre tutto. Dai, andiamo, scusami, ma dobbiamo andare avanti. Grazie, Beppe. Allora, prego. Sì, dai, dopo è a disposizione la dottoressa. Sì, no, in realtà era un po' la stessa cosa, capire che tempistiche ci sono per la parte di progettazione e poi di realizzazione, poi la parte tecnica, tutto qui.
Altro? Grazie. E allora volevo semplicemente darvi, me lo chiedono, devo, scusatemi, il bollettino velocemente, così Ivo partecipi anche al bollettino. Allora, il bollettino, ve lo dico velocemente, sono tamponi molecolari 8.054.240 e si aggiungono i rapidi 12.627.000. Pensate che il totale dei tamponi fatti fino ad oggi in Veneto sono 20.681.000. Siamo ancora oggi la regione che tutti i giorni fa più tamponi nelle 24 ore. Per dare una dimensione, abbiamo delle regioni che hanno i nostri stessi abitanti che fanno un terzo dei nostri tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 4.716. 4.716 con 145.754 tamponi. Quindi una percentuale di positivi sui nostri tamponi è del 3,24. Ogni sera l'ufficio stampa Reggiani vi manda una tabella, non so se l'avete vista. Vi dà il numero di tamponi di ogni regione italiana, la percentuale di positività dei loro tamponi, vedete che il Veneto o è un ninnino sopra la media nazionale o spesso è sotto la media nazionale di positività. Perché? Perché facendo tanti tamponi si dimostra che non basta dire il Veneto è la regione, come fa qualcuno perché deve sempre scrivere male, è la regione con più positivi, ma bisogna dire che il Veneto è la regione che ha la percentuale di positivi più bassa, ma le di 10-15 regioni che la precedono. Numero di positivi ad oggi sono 585.000 dal 21 febbraio. I positivi invece di oggi sono 62.774. I ricoverati totali sono 1.341 più 55. E questi 1.341 sono così suddivisi. 174 in terapia intensiva più 7 e 1.167 in area non critica. Vi faccio notare il numero di ricoveri dell'area non critica, una cinquantina di persone. Infatti siamo già al 17% di occupazione nell'area non critica. Terapia intensiva e non Covid, un bel dato, 2,98, vuol dire che abbiamo 300 persone che non sono Covid, che comunque sono l'esito di interventi chirurgici, di attività ospedaliera non Covid. Totale dei decessi, 12.201. Siamo l'ottava regione in Italia per mortalità e quella che ha avuto meno morti tra le più colpite. Dimessi, 24.758 dal 21 febbraio, più 21. Questo è un tema che se, perdonatemi, so che voi l'avete già sentito sto ragionamento, ma vale la pena di farlo. Siccome uno degli adagi del popolo di Novax è che tanto basta curarsi a casa, questi sono quelli ufficialmente che avevamo a casa, questi sono quelli che ufficialmente sono entrati in ospedale. Per far capire che il 95% delle persone si cura a casa, ma mediamente 24.000 sono stati curati in ospedale. Se li dividete per 3.000 medici, di base, facendo proprio un conto della serva, 8, 16, 24, vuol dire che mediamente 8 persone, 8 pazienti su ogni medico che ne ha 1.500 da curare, sono andati in ospedale per diversi motivi, cioè dalla pneumologia alle malattie infettive o peggio ancora alle subintensive o alle intensive. E sul fronte vaccinazione stiamo andando avanti bene, anzi lasciatemi ringraziare tutti i centri vaccinali, oltre che a tutti i medici che lavorano in ospedale, con non poche difficoltà, guardate, cioè anche perché il tema del rapporto con i non vaccinati, mi segnalano, è difficoltoso in molti casi. Ci vengono segnalate anche aggressioni verbali di persone che sono in cura perché non vogliono addirittura determinate terapie, eccetera. Cioè, io veramente, i sanitari hanno tutto il mio ringraziamento, penso di esprimerlo a nome di quasi tutti i veneti, perché se qualcuno gli va ad insultare,
Comunque anche ieri abbiamo fatto quasi 50.000 vaccinazioni, 49.107. Sulla terza dose, e faccio appello a tutti, 1.351.000 dosi abbiamo fatto, di terze dosi. Ormai si vede che dopo il quinto mese della seconda dose è necessaria la dose booster. Quindi faccio appello soprattutto agli over 70, agli over 65, insomma agli over 70 in particolar modo, cioè chi ha più di 70 anni almeno, dopo i 5 mesi bisogna andare a farsi la terza dose. Ricordo che per gli over 80 c'è l'accesso libero, perché tra i vaccinati ricoverati in terapia intensiva abbiamo tutti over senza la terza dose. Ne abbiamo un paio che hanno la terza dose fatta da qualche giorno. Siamo ancora più o meno a oltre il 70% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati e quindi siamo preoccupati del fatto dell'accesso alle vaccinazioni. Potenzieremo ancora di più le vaccinazioni anche in questo periodo. L'obiettivo di 1,5 milioni di vaccinati nel periodo che andava dai primi di novembre a 31 dicembre, insomma penso che lo raggiungiamo perché stiamo viaggiando bene. E si inaugurerà il 26, se non ricordo male, un nuovo centro vaccinale a San Vandemiano, lo inaugureremo per i bambini, fra l'altro. Sul fronte bimbi la decisione spetta ai genitori, sto parlando di 5 e 11, ma comunque dei minorenni in generale, aspetta decisioni che in totale libertà, confrontandosi poi con i medici di riferimento, i pediatri di libera scelta, decideranno se vaccinare o non vaccinare il proprio bimbo. Inviterò la professoressa Dadalt, Liviana Dadalt, che insomma è un riferimento della clinica pediatrica di Padova, a parlare, penso sta settimana, se ce la faccio, a parlare appunto di vaccinazione dei bimbi, perché molti genitori ci chiedono informazioni ed è giusto che queste informazioni abbiamo delle risposte da parte di della massima esponente insomma, del mondo pediatrico. Chiediamo la massima attenzione, so che si vede questa zona gialla un po' come male, fin fine come prima. Sì, come prima, perché vorrei ricordarvi, se non avessimo le vaccinazioni saremmo già chiusi. Basta guardare i dati, abbiamo un terzo delle ospedalizzazioni rispetto al periodo dell'anno scorso che aveva gli stessi contagiati quotidianamente. Quindi le vaccinazioni ci permettono oggi di restare aperti, ai cittadini facciamo appello affinché si proteggano negli assembramenti all'aperto e al chiuso, che facciano il tesoro delle indicazioni che abbiamo dato, delle raccomandazioni, ripeto, anche la semplice l'uso del tampone fai da te, che è raccomandazione, e addirittura ECDC, quindi dell'organo della pandemia internazionale, che dice che invita i cittadini ad arrivare anche a utilizzare un semplice fai da te in occasione dei pranzi, dei veglioni, eccetera. È un piccolo sacrificio, però tra un 5 euro e 6 euro di un tampone fai da te e un tubo in bocca in terapia intensiva, scusatemi la crudezza, penso che sia un bel investimento. Non dico che sia infallibile questo modo di fare screening, però sicuramente dai dati che abbiamo noi, gran parte dei contagiati di ogni giorno vengono dai tamponi antigenici, perché non riusciamo a fare oltre un certo numero. Su 148.000 tamponi di oggi, 25.000 sono molecolari e lì ci fermiamo, il resto sono tutti antigenici. Chiediamo la massima prudenza ai cittadini. Sostengo fino in fondo le attività dei sindaci che fanno ordinanze per le piazze, per le chiusure o quant'altro. Avete visto che anche le grandi metropoli a livello internazionale cominciano a fare in modo che gli assembramenti di fine anno nelle piazze non abbiano corso. Guardate che il tema è un tema importante, anche perché il nostro modello ci dice che comunque noi almeno fino alla prima settimana di gennaio saremo in crescita. Quindi pian piano ci avviciniamo all'area arancione, che ci permetterà ancora di vivere quasi normalmente perché siamo vaccinati. Ma chi non lo fosse comincerà ad avere restrizioni non indifferenti,
perché significa chiusura dei confini comunali, chiusura di molte attività, cosa che non accadrà ovviamente per chi è vaccinato. E io non aggiungo altro, se avete domanda sul Covid, se no chiudiamo qui. Chiudiamo. Grazie, buon lavoro, buongiorno.